siamo a Sanremo. Radio Bruno. Tutti cantano Sanremo. È un piacere avere all'interno della nostra postazione di Radio Bruno, qui all'Area Stile, Valerio Scanu, benvenuto. Ciao, buongiorno, grazie. Come stai vivendo questo tuo secondo Sanremo? Il primo, ricordiamolo, che l'avevi vinto. Sì, il mio secondo Sanremo è un po' come se fosse il primo, ecco, nel senso che sono tornato qui a Sanremo con la mia etichetta indipendente e quindi faccio un po' di cose in più, nel senso che magari prima se ci pensava qualcun altro, adesso ci penso io, insieme al mio, ovviamente al mio staff, al mio team, però insomma bello. Bello, anche perché sì, comunque avendo un'etichetta indipendente a livello creativo, a livello insomma musicale, c'è un po' più di libertà, sì, sicuramente, insomma, e poi c'è un progetto alla base, cioè non è un Sanremo fine a se stesso, ma un Sanremo che insomma che fa da cornice a un progetto. Un pezzo, quello sanremese, scritto da Fabrizio Moro, un sì, album invece che contiene anche dei pezzi di tre pezzi di Davide, sì, Rossi, figlio di Vasco. Sì, 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 è già la nostra seconda collaborazione, perché anche nell'album precedente c'era Parole di Cristallo che ha scritto lui, e invece qui c'è Nutriti di me, mi pervadi e Saprei di donna, sempre scritto da lui e da Federico Paciotti. Che dire, un album che racconta sicuramente l'amore con un diciamo con un finale positivo. Ecco, tutte le canzoni magari se a volte si iniziano anche in maniera un po' travagliata, se così vogliamo dire, hanno sempre un finale, c'è sempre una speranza, c'è sempre un cuoricino col più, ecco. Quindi questo è il mio disco. Poi io credo però l'amore in generale smuova tutte le canzoni, perché anche quando si parla del sociale c'è sempre quel qualcosa all'interno che ti porta a parlare del sociale, e quella cosa secondo me è l'amore. Felicissimo di essere tra i campioni in gara questa sera? Direi di sì. Sono molto contento, molto soddisfatto. E avevi questo obiettivo oppure l'avevi vissuta in maniera giorno per giorno? Ma sì, molto giorno per giorno. Poi è normale, una gara e tutti insomma si ambisce ad arrivare quanto più in alto possibile. Volevo sapere, Fabrizio Moro ti ha scritto, ti ha contattato subito, sì, dopo la prima esibizione? Sì, ci siamo sentiti dopo tutte le esibizioni, anche la cover. Tra l'altro io ho suonato al piano, mi sono accompagnato col piano, e quella è stata un'idea sua, quindi eravamo anche un po' responsabile di qualsiasi... No, per carità, è andato tutto bene, pure anche col piano. È bello. Oltre a lui, un messaggio che ti è arrivato in questi giorni che ti ha segnato? Guarda, particolarmente messaggi tantissimi di colleghi, tanti messaggi, tante persone che mi sono state vicine, amici. Oggi ho visto un messaggio di Serena Rossi che mi canticchiava, mi faceva proprio lo spot sul suo Instagram. Mara Venier, idem, la mia amica Cecilia Rodriguez, tutti molto, addirittura Cecilia ha pubblicato sul suo Facebook: mandate sms col codice al numero. Quindi insomma, grandi cose. Dopo Sanremo, appunto, la presentazione in giro in tutta Italia del tuo nuovo lavoro, ma a livello televisivo ci sarà qualcosa? A livello televisivo non lo so, nel senso che io adesso ho un disco da promuovere, sarò in giro per questo. A livello televisivo non so cosa possa... Sicuramente qualcosa che c'entri con la musica. Reality ho dato, per il momento almeno, ho dato, sofferto, ho preso tutto quello che di buono potessi prendere dal tutto, e sono contento così ora. Prima di salutarci, descrivere Sanremo, questa tua seconda esperienza, con una parola. Con una parola, una botta in generale. Grazie mille Valerio Scanu. Grazie a te. Se puoi salutare gli amici di Radio Bruno. Un bacione a tutti gli amici di Radio Bruno da Valerio Scanu.